Nell'anno del centenario, una nuova brutta pagina di sport potrebbe abbattersi sulla città di Chieti. È durata infatti un paio d'ore la gioia per la salvezza conquistata all'ultima giornata, il tempo di ascoltare le un parole del territorio presidente Antonio ostile che Mergiotti al abbiamo triplice fischio della ricevuto, sfida ricevemo di ancora tante Recanati, critiche dagli dichiarazioni stessi che hanno fatto tifosi. infuriare e non poco la tifoseria teatina. Il distaccamento tra le parti è sembrato subito insanabile, tant'è che alcuni giorni dopo Mergiotti e il patrono Giulio Trevisan hanno deciso ufficialmente di mettere in vendita la società. Nel breve comunicato i due soci hanno dato come termine ultimo quello del 6 luglio al fine di consentire alla nuova proprietà di ottemperare a tutte le scadenze federali. Decorso infruttuosamente il termine indicato, prosegue la nota, gli attuali soci porranno in essere le iniziative conseguenziali alla volontà reiteratamente espressa dalla tifoseria organizzata e finalizzata al loro integrale disimpegno rispetto alla gestione della Chieti Calcio 1922. Un primo interessamento al club c'era già stato prima della delicata sfida del Tubaldi, quando l'attuale presidente della Chieti Basket, Gabriele Marchesani, era uscito allo scoperto dichiarando la sua volontà a rilevare le quote. Per ovvi motivi, ora la situazione è congelata. Per evitare un nuovo dramma sportivo, ora scende in campo anche l'amministrazione comunale, come conferma l'assessore allo sport Manuel Pantalone. Noi, pur non avendo una responsabilità diretta, come amministrazione avvertiamo un senso di responsabilità nei confronti di una continuità sportiva della nostra squadra di calcio cittadina, peraltro in un anno importante come quello del centenario, e chiaramente il nostro impegno può ed è senz'altro quello di cercare di fare in modo che ci sia un interesse forte attorno alla squadra e alla città, affinché questa possa avere una continuità, ripeto, assolutamente necessaria e da ricercare in ogni modo.